Ciao fans. Ciao fans. Iniziamo questo video del benzinaio perché Luna? Soldi, perché la mia city car consuma un botto. No, in realtà il motivo era che come al solito siamo in ritardo. Beh, vuoi raccontare cosa facciamo oggi e domani? Oggi andiamo a vedere una macchina a Settimo, poi andiamo... Torinese, non milanese. Sì, poi andiamo al Forte di Ward, poi andremo al Bed and Breakfast che abbiamo prenotato, andremo a cena, non so dove, e poi domani andremo a fare lo Skyway a Courmayeur. Che tipo arrivi sul punto più alto d'Italia, fondamentalmente. Esatto. Guarda che lo zio qua davanti ha finito il tuo turno, prepara il cash. Già qua il cash. Luna Colombo inserisce i soldi nella colonnina e fa benzina alla Y. Guardate che concentrazione. Non si accorge che la sto filmando, eh. Fatto benzina al bolide? Certo. Andiamo? Andiamo. Vai Luna, tutto tuo la scena. Siamo arrivati alla Ford di Bard, bellissimo, imponente, maestoso. Sembra la rupe dei re. Vuoi aggiungere qualcosa? Adesso ci incamminiamo. Ma dov'è Bard, per chi non lo sa? Val d'Aosta. Dove? All'inizio della Val d'Aosta, esatto. C'è questa costruzione molto bella e adesso entreremo a visitarla. Dovremmo fare tipo 8 km a piedi. Non è vero, saranno 500 metri. Comunque, se ci venite, uscite qui in Cinetto, perché l'autostrada della Val d'Aosta vi dissangua. Quindi uscite qui in Cinetto, che è l'ultima del Piemonte, e poi sono tipo 5 km. Dobbiamo fare 8.000 km lì davanti. Come si chiama il fiume della Val d'Aosta? Dora Baltea. Ah, abbiamo imparato. Ricordiamo che non è obbligatoria la prenotazione online, ma è consigliata, così evitate che arrivate qua e non c'è posto. Comunque di posti ce n'erano abbastanza, però non si sa mai che vi fate la vascata, poi arrivate qua. Guarda che sociale, per telefono. Poi vi fate la vascata, arrivate qua e posto finito. Guarda, potevi parcheggiare anche qua, così facciamo 200 metri in meno. A parte che saranno 60 metri in meno, e poi l'ho messa a S così non te la sportellano. Dovresti solo che ringraziarmi. Bravo. Vuoi raccontare qualcosa prima di entrare sul forte? Ah, pensavo fosse una foto. No. Ah, va bene. Siamo vicino alla Dora Baltea. Guarda che bella. Cosa si era già capito? Qualche informazione storica? Non sai niente. Vabbè, la dai all'uscita l'informazione storica. Saprei. Il ponte romano? Ma mi sembra più bizantino. Secondo me potrebbe essere dell'epoca romana il ponte invece, eh? Come quello di Pont Saint-Martin. Dai, andiamo. Ma siamo sicuri che la strada sia giusta? Io sto seguendo te. Diceva indicazione ascensori. Non c'è ascensore, c'è sempre la biglietteria. Ah, ok. Ah, comunque partiamo male, che già il primo ascensore è rotto. Tutto bene? Ma vorrei un ascensore. È rotto. Non funziona, se è rotto. Se è rotto. È lunga? Comunque questo sotto è il borgo medievale di Bard. Dillo tu. Siamo arrivati. A dove? All'ascensore. Perfetto. Bello ripido. Infatti non lo guardo più. Abbiamo fatto il primo tratto con l'ascensore. E queste qua erano le scale originali, come ha detto Luna. Invece noi saliamo con questo. È arrivato l'ascensore. Sei però solo? Vai. Schiscia il bottone. Poi siamo belli in alto, eh.
Perché c'è Capitan America? So già che è buona foto. Comunque ci domandavamo perché ci fossero gli Avenger qua. Praticamente hanno girato alcune scene del film Age of Ultron e anche alcune scene di Endgame tra Bard e i paesi dopo e anche Aossa, dove hanno fatto delle riprese dove ci sono le mura romane. Comunque non vorrei dire, ma quella maglietta lì sta meglio su di me. Che se è fatto in proporzione 1-1 vorrei anche dire che le mie braccia sono più grosse. Comunque guardate quanto l'hanno fatto uguale. Impressionante, eh? Comunque facendo il percorso esterno si vede quanto era gigantesco. Quanto è gigantesco? Non so. Cioè facciamo la strada pedonale fino in cima. Ci siamo. Siamo all'ingresso. Che belli i modellini. Prego, prego, non cincischi. Luna, è ora di tirare fuori il biglietto per davvero stavolta. 24 celle disposte lungo 4 angusti corridoi. Hanno dimensioni vitali ridottissime, 1,3 x 2. Okay. Siamo all'interno di una cella, 2 m x 1,3. Ma non ce ne ha servito di farla. Si deve capire che è ginnastica. Qui si capisce meglio, praticamente su quel perno lì e su quello là c'era ancorata un asse probabilmente, che quando dormivi tiravi giù e quando non dormivi agganciavi lì. Bello. Sì? Dica. Incazza voi. Comunque era meglio non far incazzare nessuno in questo periodo storico qua, che era un attimo a finire dentro una cella del genere. Comunque c'era un cartello dove c'era scritto che potevano uscire massimo 2 volte al giorno per mezz'ora. E in cella avevano solo il secchio per i bisogni e quell'asse di legno dove dormire. E non potevano parlare, neanche quando uscivano, sempre in silenzio. Sembra una persona vera. Impressionante. E sì, guarda. C'è anche la barba. No, sembra vero. Ho capito, dai, andiamo. Comunque tra un'area museale e l'altra siamo usciti un attimo dall'altro lato, verso diciamo la fine della valle e non il proseguimento della valle, e c'è un bel paesaggio anche se secondo me no buono e no buono. Praticamente gli spazi espositivi a questo piano, che era il più alto, li abbiamo visti tutti. Adesso dobbiamo scendere fino a praticamente a livello strada e lì c'è il museo delle fortificazioni. Luna Colombo si arrampica sulla montagna. Luna, se cadi facciamo un botto di view. Comunque hanno creato questa struttura che è la simulazione di un bivacco in alta montagna per far vedere come sono i rifugi di emergenza che si trovano in quota. Peccato che l'hanno lasciato chiuso, quindi uno cosa vede? La struttura esterna? Sembra un garage di quelli prefabbricati che si montavano negli anni 40. E adesso, dopo la spiegazione, Luna Colombo scende dalla montagna. Tuffati. Buttati che è morbido. Ricorda Luna, o la salute o le più. Non si può avere entrambe. Perché prediligi sempre la salute? Mannaggia. Prediligi le più. Buttati. Anche questa volta niente view. Anche questa volta nessuno dei due è inciampato, quindi le visual le faremo con il prossimo video, perché bisogna sempre scegliere tra salute psicofisica e visualizzazioni. Noi purtroppo scegliamo sempre la salute quando anche giriamo in moto e questo ovviamente abbatte le visualizzazioni, però meglio così piuttosto che essere ingessati dalla testa ai piedi. 1 hour later. Comunque siamo appena usciti dal Museo delle Fortificazioni, che senza dubbio era la cosa più interessante da vedere all'interno del polo espositivo di Bard. Aggiungere qualcosa? Niente, vuoi andare a mangiare? Cioè sono qua. Sono le 16:30 e non abbiamo ancora pranzato. Beh, ridendo e scherzando, siamo stati entro 3 ore, eh? E ci credo, bello grande. Perché si sa che a te le cose piccole non piacciono. Ma che bello si piace, eh?
in diretta per Miss Italia. Beh, comunque siamo usciti 5 anni, altezza 1,70, tutte alte, ho una bassa. Ma chi se ne frega che io sono giocato al cane a sta tipa. Vabbè, comunque siamo usciti dal forte e penso ci siano i provini di Miss Italia, ma non ce ne frega niente. Quindi adesso andiamo verso la macchina e poi andiamo verso il bed and breakfast, dove faremo la doccia, ci prepariamo, usciamo a cena. Luna, comunque ti mancano proprio solo 10 cm di altezza. Siamo arrivati al bolide, eh? Sì. Many hours later. Beh, Luna, se no dicono che parlo sempre io. No. Siamo arrivati al bed and breakfast, molto carino, molto bello, mi piace un sacco. La camera è molto bella. La signora è molto carina e ci ha consigliato dei ristoranti dove andare a mangiare stasera. Quindi niente, adesso scarichiamo la macchina e faremo una doccia, faremo un sorellino e poi usciamo a cena. Moments later. Luna, guarda che luce, neanche dalla D'Urso c'è così tanta luce. Bellissima. In realtà sono solo due faretti, sì. Però fanno molta luce. Comunque, ci siamo fatti la doccia, ci siamo cambiati, abbiamo fatto il sonnellino prima di cambiarci. Adesso usciamo a cena, ma non filmeremo niente perché, cioè, al ristorante mi sta sulle palle filmare. Ho provato una volta, ma sono lì per mangiare, non per fare il video. Quindi adesso usciamo a cena, poi torneremo, andremo a dormire. Ci rivediamo direttamente domani che andiamo a fare lo Skyway. Quindi non cambiate canale, rimanete sintonizzati. A domani. Luna, questo è un video per i fans di tutto il mondo. All around the world. Cosa vuoi dire? A parte ringraziarmi per la mia conoscenza poliglotta che ci permette di sopravvivere in ogni luogo del mondo. Non saprei. Grazie. Comunque siamo sopra il ghiacciaio e è veramente bellissimo. Guarda dietro. Dietro c'è un crepaccio importante sia qua che nell'alto.